Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. È ormai un mito, un virgulto sempreverde che il tempo non ingiallisce e non snatura. Diana Spencer riposa in un'appartata cappellina in un angolo di terra inglese, bagnato da un piccolo laghetto. È qui che ha trovato pace dopo una vita turbinosa che l'ha portata dai fasti reali e dalle sussiegose cerimonie di corte ad incrociare un destino tragico nell'imbuto di un tunnel della Gaia a Parigi. Diana non era bella, ma aveva la freschezza di una ragazza gioviale e spontanea, un portamento naturalmente signorile, un sorriso semplice e sereno che i triboli di un'esistenza tormentata immalinconirono progressivamente, sino a piegarle il viso in tratti di tristezza e di distacco. Lady Di non era nata forse per essere regina, amava gli spazi liberi, le canzoni, le mode, gli abiti e i costumi dei ragazzi della sua generazione. Ma il padre, il conte Spencer, ambizioso conservatore, aveva puntato tutto su di lei e quando l'erede al trono di Inghilterra, Carlo, posò gli occhi sulla figlia, per il nobile genitore fu il culmine di un'ascesa lungamente sognata. Le stanze austere di Buckingham Palace, la glacialità della regina, l'introversa struttura di Carlo ammuffirono i pensieri e spensero gli entusiasmi di Diana, che senza forzare, senza sfarzi e platealità, era penetrata nel cuore degli inglesi. E quando essa tornò a casa dopo la tragica fine sotto il ponte dell'Alma, Londra e l'intera Inghilterra la abbracciarono commosse, scuotendo persino la freddezza di Sua Maestà Elisabetta. Diana è piantata nella storia e nella cronaca dei nostri giorni, così avidi di gossip, eventi singolari, strappi della privacy. Il suo tormentato romanzo di vita, con il terrificante epilogo In una notte parigina, è tornato di nuovo alla ribalta in una ricostruzione di tre giornalisti francesi del settimanale Paris Match, Pascal Rostin, Bruno Muron, Jean-Michel Karadec. Essi hanno svolto un'accurata inchiesta sulla pietosa fine della principessa triste e i risultati li hanno pubblicati in un libro uscito ieri dal titolo Qui a Tu, Lady Di. Il periodico italiano Oggi ne pubblica ampi estratti. In pratica i tre giornalisti hanno riaperto il caso della morte di Diana. La loro versione è suffragata da prove e riscontri e fa giustizia di molti sospetti e accuse. È il 31 agosto 1997. Diana convive ormai con Dodi al-Fayed. Debbono rientrare a Londra, ma decidono di passare un'altra notte a Parigi. Dopo aver cenato, escono dall'albergo Ritz. Prendono posto in una Mercedes 280 classe SD, vettura di lusso. Alla guida c'è Harry Paul, che risulterà ebro, con un marcato tasso alcolico nel sangue. La macchina procede a sostenuta velocità. Giunta nel tunnel dell'Alma, incrocia una 1 bianca. L'autista della Mercedes, forse con i riflessi appannati, non ce la fa a schivarla e va a schiantarsi contro un pilone della galleria. Al-Fayed muore subito, Diana agonizzerà un po' e poi si spegne. Cominciano le indagini per l'accertamento delle verità. Viene avanzata l'ipotesi che i flash dei paparazzi, scatenati all'inseguimento della coppia, abbiano abbaiato l'autista della Mercedes. Poi entra in scena il padre del compagno di Diana, il miliardario egiziano Mohamed Al-Fayed, il quale afferma, con rabbia e convinzione, che l'incidente è frutto di un complotto messo in atto dai servizi segreti britannici su volere di Carlo,
che pure aveva divorziato da Diana un anno prima. Mohamed Al-Fayed adombra la tesi che Diana fosse incinta di Dodi e che la coppia aveva deciso di annunciare il fidanzamento ufficiale il 1 settembre, il giorno dopo l'imprevedibile tragedia. I tre giornalisti di Paris Match hanno però accertato che queste piste seguite sono sbagliate. L'incidente mortale fu provocato da una serie di cause: l'alta velocità dell'auto, i bicchieri di troppo bevuti dall'autista Harry Paul e soprattutto le pessime condizioni meccaniche della Mercedes messa a disposizione dal Ritz di Parigi, l'albergo di proprietà proprio di Mohamed Al-Fayed. Una beffa di un destino di morte. Il libro arriva alla conclusione che la vettura non era affidabile, che era stata sottoposta a vari rimaneggiamenti, che aveva subito anche uno scontro violento e che in sintesi era una carcassa lucidata, un relitto che, come ha detto un altro autista del Ritz, non avrebbe mai dovuto tornare su strada. La cronistoria finisce qui. Il mito di Lady Diana però continua, al di là di nuove ricostruzioni, rivelazioni e presunte verità. Il nostro tempo non lascia spazio a silenzi e a sommesse uscite di scena. Goodbying this road from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.